Ciao, io mi chiamo Emanuele, oggi parliamo di diete per diabetici, ma solo dopo averti detto che sono studente di medicina al secondo anno e sono diabetico tipo 1 da più di 15 anni. Ora, una vera e propria dieta per diabetici non esiste, ci dobbiamo pian piano a capire il perché. Tra le varie cose che dobbiamo monitorare innanzitutto sono il tipo di alimento, ma non solo, per quanto riguarda un diabetico dipende anche molto poi da quanto è passato il tempo all'esordio. Se sei più vicino all'esordio, parlo per il diabete tipo 1, il tuo corpo continua a produrre una minore quantità di insulina fino ad annullarsi del tutto con il procedere degli anni. Questo è il motivo per cui col procedere degli anni uno deve anche aumentare quelle che sono le dosi o unità di insulina. Ora, noi sappiamo anche che un corretto valore di glicemia si aggira tra 120 e 150, vogliamo mantenere questo valore qua? Perfetto. Non esistono però cibi magici che ti portino in glicemia a questi valori con quella determinata quantità di insulina. Ok? Cioè, questa cosa non esiste. O meglio, la si può migliorare sempre di più, ma a seconda di quello che hai mangiato la sera prima, a seconda dell'attività fisica che hai fatto il giorno prima o la mattina, se parliamo della sera, posso influire su quello che è la glicemia. Quindi questo è anche uno dei motivi per cui la conta dei carboidrati non dà sempre la glicemia giusta e precisa. Arriviamo un attimo a capire perché. Però prima parliamo dell'alimento in sé. Perché non possiamo definire una dieta per diabetici? Innanzitutto dobbiamo parlare da cosa sono composti gli alimenti, cioè i macro elementi che sono carboidrati, proteine e grassi. Vabbè, anche l'acqua, ma l'acqua non alza la glicemia. Per quanto riguarda i carboidrati, la digestione inizia a livello di cavo orale, grazie a un enzima che si chiama alfa-amilase salivare, che come ricorda la parola salivare, possiamo trovare quindi nella bocca, che inizia già a degradare quindi quello che è l'amido, quello che è lo zucchero. Una volta che la digestione sarà completa ci vorranno circa 2 ore, o più o meno. E per quanto riguarda invece l'indice glicemico, che da mantenere correlato a quello che è un alimento, per poter avere quindi una dieta che non permetta quindi picchi troppo elevati in momenti strani della giornata, permette quindi di poterci dire che se noi mangiamo carboidrati avremo un picco nelle immediate 2 ore successive al pasto, che sono le ore che copre generalmente un'insulina rapida. Quindi in questo senso fare la conta dei carboidrati è utile per coprire quelle che sono le prime 2 ore in seguito ad un pasto. Noi sappiamo però anche che un pasto è formato da proteine e grassi. Basta pensare al fatto che se io mangio Basta pensare al fatto che se io mangio o il salmone o una costata, la glicemia comunque si alza, e alzandosi ovviamente la glicemia ovviamente si alza. Quindi, pur non avendo carboidrati, perché nella carne o nel pesce non troviamo carboidrati, se cotti senza particolari condimenti, però in ogni caso non è quella quantità di carboidrati che necessita l'unità di insulina che si fa per un pasto, ci fa capire quindi che anche le proteine hanno un ruolo, e lo stesso vale per i grassi. Ma rimaniamo un attimo sulle proteine. Le proteine vanno dalle 3 alle 4 ore circa del tempo di digestione successivo, e durante questa fascia di tempo possiamo avere quindi che le proteine forniscono calorie. Forniscono calorie, calorie tradotto dal punto di vista dei diabetici significa glicemia che si alza. Quindi ecco perché la conta dei carboidrati è incompleta. Ci ho comunque fatto un altro video che puoi trovare di qua in alto a destra. Parte questo. Quindi questo è il motivo per cui la conta dei carboidrati è incompleta, e comunque bisogna monitorare le glicemie 2 ore dopo i pasti, proprio perché proteine e grassi la alzano. I grassi intervengono successivamente alle 4 ore anche. Basta pensare, io ad esempio faccio esempio di me: quando facevo ciclismo e in preda alla fame che ti mangeresti un tavolo, tornato all'allenamento prendevo proprio il cucchiaio così col barattolo di Nutella, mangiavo, la glicemia si alzava durante la notte, proprio perché ci vuole molto più tempo di digerire i grassi, data la loro conformazione chimica, che hanno una struttura molto più lunga e complessa rispetto a quella di carboidrati e proteine, e quindi viene degradato, ci vuole più tempo per degradarla, e in seguito all'essere degradato fornisce quindi l'energia, ma dato che ci vuole più tempo la fornisce lontano dai pasti. Questo significa che ad esempio se noi mangiamo qualcosa che è ricco di grassi, ad esempio un pasto da McDonald's, per dire, ok, che ce l'abbiamo in mente tutti, mangi il panino, la glicemia si alza subito, ma si alza anche dopo 3 ore, questo perché è ricco di grassi. Quindi
Ora che abbiamo visto per quanto riguarda la composizione degli alimenti e quello che è l'indice glicemico, bisogna vedere anche come appunto sono composti questi alimenti, perché io non è che mangio lo zucchero o la pasta tutti i giorni e tutte le ore, capito? Che hanno solo carboidrati, oppure solo carne, che hanno solo proteine, oppure solo grassi. La nostra è una dieta varia e deve essere così per ottenere quindi tutti i nutrienti che il nostro organismo servono. E proprio perché varia, noi non possiamo dire: noi durante questo pasto mangiamo solo proteine e mangio solo carboidrati. Ok, quindi questo è un indice di come deve essere gestita in un primo momento le prime 2 ore e successivamente alle 2 ore dal pasto, per avere una glicemia che è il più costante possibile. Tutto ciò ci vengono in soccorso anche gli alimenti con zero zuccheri. Gli alimenti con zero zuccheri, ho fatto un video su alcuni dolcificanti, sia artificiali che naturali, che troviamo negli alimenti con zero zuccheri. Però per quanto riguarda gli alimenti con zero zuccheri, sono ad esempio la Coca-Cola zero. Ok, tu bevi la Coca-Cola zero e la glicemia non ti si alza. Questo appunto perché, ora, il sapore non è proprio identico, va benissimo, però comunque puoi toglierti questo sfizio, ok, senza dover alzare la glicemia. Ora, non è che dato che tu non puoi prendere gli zuccheri, devi prendere sempre gli alimenti con zero zuccheri, perché qualsiasi alimento in elevate quantità fa male. Questo vale dal, non so, Coca-Cola zero all'insalata, vale all'acqua, cioè esiste anche l'intossicazione da acqua, quindi qualsiasi roba in eccesso fa male. Inoltre a tutto ciò c'è da aggiungere quello che è l'attività fisica, lo stile di vita, lo sport di un individuo. Cosa intendo per... Se bisognerebbe separare... Bisogna separare quando si parla di sport e quando si parla di attività fisica o stile di vita. Quando... In che senso? Nel senso che per quanto riguarda lo stile di vita, ad esempio, prendi le scale, usi l'ascensore, sei uno che va a camminare ogni tanto, parcheggi istante, cammini, ti sposti in bicicletta, prendi l'autobus, cioè prendi l'autobus, o ti sposti in autobus, macchina, treno e non, o metro, e quindi ti muovi di meno. Oppure, sei una persona che lavora in piedi, sei una persona che lavora da seduto o magari dietro una scrivania. Quando torni a casa, sei una persona che ti sdrai sul divano o una persona comunque che si muove energica. Per questo si parla di stile di vita. Per quanto riguarda invece lo sport, qualcuno può fare sport e poi sedersi sul divano. Per quanto riguarda sport, ad esempio, abbiamo diversi tipi di sport, ma li dividiamo in aerobico e anaerobico. Per quanto riguarda l'anaerobico, non so, ad esempio il pugilato, o la corsa ai 100 metri di Bolt, o di Marcel Jacobs, che ha vinto le Olimpiadi italiani, bravi, siamo proprio bravi. Per quanto riguarda Marcel Jacobs, quello è uno sport anaerobico, ok? Cioè, il nostro organismo per ottenere energia in quel momento lì non utilizza vie ossigeno dipendenti, ok? Ora, senza entrare nello specifico di quali sono le vie ossigeno dipendenti e l'ossigeno indipendenti, l'ossigeno indipendente è più rapida, ma determina un accumulo di acido lattico che è tossico per il nostro organismo e quindi deve essere smaltito. Ovviamente, se la distanza è breve, come 100 metri, l'accumulo di acido lattico non è un problema. Se invece determina, non so, stai correndo e senti che non ce la fai più e cerchi comunque di tenere duro, in quel momento lì stai accumulando acido lattico, dopo un po' ti devi fermare perché il tuo corpo non riesce più a sostenere il carico di sforzo, anche perché non trova l'energia per sostenerlo. Per quanto riguarda invece lo sport aerobico, come ad esempio una corsa a bassa intensità, io facevo ciclismo, nuotare a bassa intensità, insomma una serie di sport, ok? Comunque sport di movimento e sport in cui l'intensità generalmente non viene troppo elevata, quindi togliamo la porzione agonistica, perché la porzione agonistica è tutta un'altra questione, cioè comincia anche a esserci stress, ansia che alzano la glicemia, quindi spostiamole da parte. Per quanto riguarda lo sport, se fatto a bassa intensità, contribuisce a mantenere i livelli di glicemia corretti non solo durante l'attività, ma se è prolungato, non so, 2-3 ore, può influire anche su quelle che sono le glicemie del pomeriggio o, se fatto nel pomeriggio, della notte. Quindi, a tutte le varie cose che abbiamo detto, possiamo aggiungere anche, ad esempio, la porzione di fibre, quante fibre uno mangia. Non perché influenzano sulla glicemia, ma perché contribuiscono al senso di sazietà, permettendo quindi di alleviare la fame, ma si mangiano meno cose che alzano la glicemia e contribuiscono a mantenere la glicemia stabile. Quindi, ad esempio, non lo so, pomodori, insalata, carote, tutta la porzione, quindi le verdure, le patate sono a parte perché le patate sono carboidrati, tutta quella porzione
che è composto principalmente da fibre e che non alza la glicemia. Quindi, in conclusione, cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che dobbiamo stare attenti a come sono composti gli alimenti, quindi se sono carboidrati, se sono proteine, se sono grassi, perché possono influire in modi e tempi diversi, con un picco glicemico i carboidrati, mentre proteine e grassi hanno più una salita costante che raggiunge il loro apice dopo 3-4 ore. 3 ore circa per le proteine, 4 per i grassi. Abbiamo parlato quindi di quelli che sono gli alimenti a zero zuccheri, che possono aiutare a toglierci qualche sfizio, di quello che è la differenza di attività fisica e quello che è sport, delle fibre, l'importanza delle fibre nella dieta. Ora, noi siamo arrivati alla conclusione di questo video. Spero che il video ti sia piaciuto. Se è così, lascia un mi piace, commenta qua sotto scrivendo che tipo di video vorresti vedere. Ti ricordo di iscriverti al canale se vuoi vedere altri video come questi, ma anche video che riguardano la gestione del diabete, lo sport, il diabete, e novità sui sensori. Ci sono dei video che trovi sul Dexcom G7 e Freestyle Libre 3. Il Libre 3 lo trovi anche un video da chi l'ha utilizzato e lo prova e fornisce le sue prime impressioni. E tra i nostri iscritti c'è anche una persona che sta provando un pancreas artificiale e quando avrà terminato la sua prova ci farà sapere di più. Ora, io ti ho detto tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!